per antonomasia, no, si dice non c'è grande uomo senza dietro una grande donna. Una delle tante cazzate che si dicono. Bene, Carfagna. Carfagna, niente. No, l'unica cosa che posso dirti, sono tutti fenomeni, sono tutte donne che sono in qualche modo legate a me, ma in particolare c'è la Bonev, perché la Bonev, prima di diventare celebre in queste vicende che avete letto sui giornali, mi fu inviata, io ne parlai anche a Domenica Inna, da Sacca, per far Agostino. Sì, una ragazza che secondo lui poteva fare con me il dopo Sanremo e diventare quindi insieme a me una coppia. E io la feci, l'ho ricevuta, è venuta a casa, l'ho guardata e ho chiamato Sacca, dico non si può. Ho visto che aveva una coscia lunga, ma i dati che mi ha fornito non mi sembravano tali, quindi in quel momento io dissi che bisognava lasciar perdere questo suo progetto. Poi invece sono andati avanti lo stesso, io non ho fatto Sanremo, altri hanno fatto il dopo festival, a Dragomira Bonev è riapparsa in quelle vicende che i giornali hanno raccontato del film bulgaro. E se mi avessero interrogato sulla Bonev, io gli avrei spiegato che era meglio lasciar perdere, insomma, quindi è stata visionata da me e l'avevo già fotografata e periziata. Così la Tugliani, avevo fatto una perizia e avevo detto... Della Tugliani tu avevi detto che era fondamentale per un uomo farsi visitare da una donna. No, ho detto una cosa normale, che ci sono uomini che vengono occupati dalle donne e uomini che vengono visitati dalle donne. Io sono un luogo da visitare, come Taormina, come Cortina, si va in visita, no? Stai due giorni e riparti. Mentre i rapporti normalmente fra uomo e donna sono rapporti in cui gli uomini sono occupati dalle donne e il caso di Fini è esattamente questo, un uomo occupato dalla Tugliani. Ecco, chi? Il premier, che è un modello ed è un buon allievo, è come un luogo di villeggiatura, come Taormina, come Capri, come Cortina, uno ci va una volta ogni tanto e poi torna a casa sua. Lui in particolare è come la Grotta Azzurra, il premier una volta nella vita e poi uno riparte. Lui è molto compiaciuto di questo. Ecco qua.